consiglio comunale ieri a Lecce. Ancora fiamme nel Salento. I parchi del Salento fanno rete. Il Lecce si prepara per affrontare il Cesena. Amici di Lecce News 24, ben ritrovati. Oggi apriamo con la politica, pomeriggio intenso, quello di ieri a Palazzo Carafa, con il Consiglio Comunale. Ultimo punto all'ordine del giorno, il caso Filobus, un dovere morale farlo partire, questo l'ultimo commento del sindaco. A seguire però il Consiglio, Miriam Gabellone. Inno nazionale, un minuto di silenzio in ricordo dell'alpino morto in Afghanistan e via i lavori con la domanda di attualità proposta dal consigliere del PDL Massimo Lanzilau sulla PET TAC. Tale richiesta scaturisce dal no della Regione Puglia di sottoporre a convenzione l'unico apparato diagnostico esistente sul territorio leccese presso la struttura calabrese. Il consigliere interpella il sindaco affinché la città e tutta la provincia possano usufruire di un servizio di primaria importanza. In consiglio Perrone si è impegnato a scrivere nuovamente all'attuale assessore alla sanità Fiore. Già lo fece 3 anni fa ma non ottenne risposta. Poi i toni si sono placati ed è affiorato il ricordo di Christian Rogers, stroncato da un infarto all'età di 25 anni, un giovane amante della politica. Maggioranza e opposizione hanno accolto all'unanimità la proposta della Giunta di intitolare a lui lo Student Center presso l'ex officine Cantelmo. Ritirate invece le delibere sul regolamento per la disciplina delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari e sull'avviso bonario per grattino scaduto. In un primo momento rischiava di essere rinviato anche il tema scottante della seduta, quello riguardante il filobus. A lanciare la proposta il consigliere di maggioranza Lanzilau, poi accolta da Ciccia Mariano di Io Sud, ma ad una condizione. Sarebbe dovuto essere il primo punto da trattare nella prossima seduta di consiglio. La votazione non gli ha dato ragione ed è iniziata la discussione. Antonio Rotundo, dalle file del PD, è stato il primo a prendere la parola. È la prima volta, dice, che il Consiglio discute dell'argomento e fino ad oggi c'è stato solo un alone di indeterminatezza. Dopo aver ripercorso le tappe salienti della vicenda, caratterizzata da dubbi e polemiche, tanti gli interventi, da Ciccia Mariano a Gigi Rizzo, all'assessore Ripa e infine quello del sindaco Perrone che ha commentato. Quasi all'unanimità l'Assise ritiene l'opera fuori luogo e ha sottolineato più volte la sua estraneità alla vicenda. È nata male, ha detto il primo cittadino, perché non ci si è posto il problema di cosa se ne sarebbe fatto dopo la realizzazione. La seduta si è conclusa con una domanda che il sindaco ha posto a se stesso, cosa ne penso, alla quale ha poi risposto, avrei fatto altre scelte, ma è un dovere morale farlo partire. E proseguono invece gli incendi nel Salento nella notte. I vigili del fuoco di Maglie poco prima delle 5 sono dovuti intervenire per domare un incendio che ha completamente avvolto un'autovettura a Poggiardo nella centralissima piazza Episcopo. Sono stati 2 malviventi a lanciare una bottiglia Molotov contro l'Audi TT di colore grigio di proprietà di un 65enne del posto. È probabile però che il destinatario fosse invece il figlio 31enne proprietario di un'attività commerciale proprio a Poggiardo e che è solito utilizzare la macchina. Malviventi si sono dileguati a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata. E parliamo ora di turismo ambientale. La provincia di Lecce lancia la rete di 6 parchi del Salento. Oggi a Palazzo Adono la sottoscrizione del protocollo. Assente e giustificato il presidente della provincia di Lecce, Antonio Gabellone, in volo per Roma per l'incontro con il ministro Fitto. Vediamo il servizio. Un'idea nata spontaneamente e poi concretizzatasi in un protocollo che unirà in un unico logo i 6 parchi del Salento. Il bosco e le paludi di Rauccio, la palude del Conte e Duna Costiera, Porto Selvaggio e palude del Capitano, l'isola di Sant'Andrea e il litorale di Punta Pizzo, la costa Otranto Santa Maria di Leuca e il bosco di Tricase e infine il litorale di Ugento si uniscono per fare sistema. La firma del protocollo oggi è la presenza del consigliere Francesco Bruni, presidente della Commissione Ambiente e dei 6 presidenti dei parchi. Adotteremo una strategia di marketing comune, ha affermato Bruni, con la promozione di un unico logo, la realizzazione di un portale web, la promozione di eventi e costruzione di percorsi tematici. Inoltre, in questo modo si potranno razionalizzare le risorse, evitando sprechi, offrendo ai turisti interessanti itinerari che la nostra terra ha in dotazione. Abbiamo un territorio con 6 parchi regionali e avevamo avvertito la necessità di farli conoscere innanzitutto a noi stessi e ai nostri cittadini del Salento, ma soprattutto poi metterli in rete e portarli insieme come un unico prodotto sul mercato del turismo ambientale e anche della conoscenza, anche solo divulgativa, scientifica, e facendo appunto una rete unica. Sono 6 parchi di grande pregio, magari piccoli come dimensioni presi singolarmente, però in posti incantevoli del nostro territorio. Sportello donne e giovani per semplificare l'accesso al piano di sviluppo locale. Parte il nuovo servizio informativo del Galser Salentine, vediamo di cosa si tratta. È stato presentato oggi a Palazzo Adono lo sportello donne e giovani del Galser Salentine, ma prima di addentrarci nel progetto cerchiamo di capire che cosa sia il GAL. Il GAL delle Serre Salentine è, diciamo, una società mista pubblico-privato che dovrebbe, diciamo, amministrare il programma leader
perché è un programma comunitario dove all'interno di questo programma noi abbiamo presentato come GRAL, come gruppo di azione locale, diciamo, questa società che dovrebbe essere una agenzia di sviluppo per noi e per il territorio. E quindi che è un, diciamo, il braccio operativo del programma leader, perché all'interno c'è un piano di sviluppo locale che noi abbiamo presentato alla regione e che è stato finanziato. GAL Serre Salentine coinvolge 14 comuni: Alezio, Aliste, Casarano, Collepasso, Galatone, Gallipoli, Matino, Melissano, Neviano, Parabita, Racale, San Nicola, Taviano e Tulle. E proprio ai giovani e alle donne di questo territorio è aperto questo servizio, che svolgerà attività di informazione, consulenza e sostegno. Il GAL oggi presenta questo nuovo sportello donne e giovani. Quali saranno le azioni concrete? Allora, innanzitutto noi abbiamo creato uno spazio fisico reale dove mettiamo a disposizione una serie di strumenti e quindi una biblioteca, un'emeroteca, una postazione anche informatizzata, però in più mettiamo a disposizione un pacchetto consulenziale individualizzato che cercherà di determinare quei percorsi più fattibili una volta che sia stato esplicitato ovviamente un bisogno per quelli che sono i vari settori di intervento e di interesse del piano di sviluppo locale. E in mattinata a Palazzo dei Celestini è avvenuta la presentazione del progetto promosso dalla provincia di Lecce e dall'associazione Piccole Imprese. Vediamo il servizio di Lina Spirito. Genti, Scuola Competenze, Borgo dei Mestieri è il progetto promosso dall'associazione Piccole Imprese e sostenuto dall'assessorato alle politiche sociali e parità della provincia di Lecce. L'assessore Filomena Dantini ha dato il via all'iniziativa, che ha lo scopo di favorire la formazione e l'inserimento lavorativo di persone diversamente abili attraverso la realizzazione di percorsi formativi flessibili. Inoltre il progetto mira a sensibilizzare gli attori del mercato locale, le aziende e le organizzazioni rappresentative dell'impresa e del lavoro, oltre che tutte le istituzioni pubbliche, affinché l'inserimento lavorativo e professionale del diversamente abile sia concepito come un'opportunità del territorio e non come un vincolo normativo. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Design moderno, innovativo, accattivante. Ambienti ideali per ogni stile di vita. Questo è Berluni. Con 700 metri quadrati di assortimento espositivo, centro mobili e il negozio esclusivo Berluni. Dalla progettazione chiavi in mano al pagamento personalizzato, dalle cucine alle camerette, vi offriamo competenza e professionalità. Centro Mobili Berluni, a Nardò, in via Aldo Moro 82. Il piacere di sentirsi a casa. La cura dei particolari, una scelta importante. GB Infissi, porte e finestre per sempre. Chiama numero verde 800 98 77 08. GB Infissi a Nardò. www.infissipersempre.it. E come sempre concludiamo con lo sport. Continuano gli allenamenti dei giallorossi in vista della sfida contro il Cesena. Per il difensore Fabiano bisognerà avere il giusto approccio e grande concentrazione. Ce ne parla Luigi Taurino. Un Lecce quasi a ranghi compatti, quello che ieri ha ripreso gli allenamenti allo stadio Via del Mare. Assente alla seduta solo il difensore Giuliatto, che è stato sottoposto ad un intervento alla caviglia sinistra dal professor Giannini a Bologna, e il nigeriano Fiere, che invece verrà operato giovedì a Perugia dal professor Cerulli, da preparare la gara contro il Cesena, che, lo scorso campionato, rinviò la festa promozione dei giallorossi nella massima serie. Il difensore Fabiano. Quando abbiamo fatto il primo gol e poi la squadra comunque... Non ha smesso di giocare, ha continuato sempre a giocare in avanti e anche dopo, quando abbiamo sbagliato il rigore o abbiamo preso il gol, abbiamo dimostrato anche di non aver paura, di non abbassare e continuare a giocare. Per cui quello è stato molto molto positivo. Siamo là, abbiamo il gruppetto là dietro e in nostra testa dobbiamo avere in testa di uscire da lì al più presto.
Lo sappiamo che queste partite forse sono quelle più difficili di quando andiamo a affrontare Inter, Milan, Lazio, per cui dobbiamo avere maggiore attenzione e sicuramente approcciare la gara nel modo giusto. Dobbiamo prendere la partita d'andata di lesioni e non dobbiamo essere belli, dobbiamo portare i punti a casa. In questo momento la squadra ha messo in testa quello, poi se riusciamo a essere anche bello, bene, però la prima cosa è portare i punti a casa. Anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, a domani. Glamour Car è in via Giovanni Paolo II, San Cesario, Lecce. Glamour Car, l'eleganza si fa strada.